Benvenuti al consueto appuntamento con Invito a Cena. Allora, intanto vorrei ringraziarvi perché la nostra trasmissione è molto molto seguita, quindi continuate a farlo, ci fanno piacere i vostri complimenti, potete scriverci se avete delle segnalazioni sulla nostra pagina Facebook o sul mio profilo personale. E poi vorrei fare un in bocca al lupo e mandare un grande abbraccio alla nostra amica Carmela, che è la responsabile della produzione qui di TEN. Un abbraccio. Allora, buongiorno, buongiorno, siamo nelle cucine dell'Hotel San Francesco in compagnia del nostro Alessandro e del nostro Luca. Allora, sai che le tue ricette sono seguitissime? Sono seguite. Mi chiamano, mi contattano per capire bene, insomma. Ma noi un po' quello che stiamo facendo... A parte il fatto che non si abbottona più la mia giacca, non vorrei dirvi, questo è un grave problema. Noi comunque quello che stiamo facendo, per chi ci segue avrà capito che i piatti sono comunque semplici, sì, una sì, cucina sì, comunque mediterranea dove non è complicato andare a creare anche a casa il piatto. Sì, quello perché, che volevamo fare era proprio questo, ecco. Far vedere dei piatti che poi una persona a casa li può fare con facilità e può comunque anche trovare gli alimenti che usiamo con facilità nei nostri supermercati. A parte comuni, la lampuca che non sapevamo esistesse, va bene. Comunque il resto è tutto. Quando si parla di preparazione con gli chef, viene questo terrore, dice ah sì, fanno i capi, poi a casa non riesco. Non evitando di usare salse e cose complicate proprio per facilitare poi la preparazione del piatto a casa. Allora, oggi vedo pesce. Sì, facciamo due piatti, farro. Il farro. Abbiamo quindi pensato di fare molto salutare anche oggi. Sì, sì, anche perché noi nelle puntate scorse abbiamo sempre parlato comunque della sana alimentazione, dei prodotti nostri, il chilometro zero. E continuiamo e su questa continuiamo linea. Un po' su questa linea in modo che è facile anche trovare poi quello che quindi usiamo. Abbiamo delle bellissime seppie. Allora, sì, perché io adoro, ho pensato di fare un primo piatto con le seppie e il suo nero. Ho messo apposta il bavero bianco giusto per gli schizzi della seppia. Perché ecco, il vestito è nero, però hai la maglietta un po' bianca, mettiti il grembiule, così evitiamo, anche perché Sì. Tanto gli schizzi saranno tutti per me. Io non ho pulito le seppie perché voglio far vedere in diretta a chi ci segue come pulire la seppia, ma a parte la pulizia, come trovare il nero nella seppia. Perché molte persone non riescono a trovarlo, oppure durante la sviscerazione vanno a rompere la sacca che lo contiene, quindi poi è un po' complicato andarla a trovare in tutto. Adesso vedremo, non è facile, ho messo una bacinella per sciacquare un po' la seppia che ci facilita di trovarla. Giusto, la bacinella è sempre davanti, certo, alla mia pancia. Ok, non faremo poi il dentice. Sì, con bellissimo. Il dentice faremo il secondo, faremo un secondo molto dedicato in panura di pinoli. Pinoli. Taglieremo i pinoli tagliuzzati e passeremo il filetto nei pinoli. E invece che mettere i pinoli nella scarola con l'uvetta, li metteremo direttamente come panura al pesce. Col pesce. Quindi Perfetto. Faremo questo secondo. Allora, io direi di iniziare non usiamo né la pasta e né il riso, ho usato il farro. Perfetto. Si può fare il riso, si può fare la pasta. Il farro è scaldato. Scottato? Sì, è già scottato perché io lo consiglio di fare prima una precottura in modo che togliamo anche un po' di impurità del farro, perché comunque non è riso, e lo faremo poi con buccia di limone, seppie nero e pecorino. Che meraviglia! Un accostamento un po' diverso, perché? Però abbiamo visto che il nostro pecorino, anche quello crotonese, si abbina bene con il nero di seppia. Poi ognuno farà le sue critiche. Sì. Ci stanno anche. Perché di solito noi, il formaggio col pesce non va molto d'accordo. In questo piatto, in questo caso, noi lo consigliamo. Poi vediamo. Luca, tu l'hai assaggiato. Vediamo. È buono? Confermo. Poi vi confiderò conferma io e soprattutto vi darà conferma il nostro giudice severissimo, che è il nostro Enzo Leonetti. Va bene. Allora, possiamo proseguire con... Io mi sposto, nonostante il grembiule io mi sposto. Farò con molta delicatezza in modo che comunque... Tanto schizza, lo sai. Allora, intanto facciamo un'incisione sulla parte dell'osso, in modo che noi... La prima cosa che dobbiamo fare è togliere l'osso della seppia.
poi con un coltellino la vado ad aprire con delicatezza e una volta aperta... Fermati un attimo, ecco. Si vede già la sacca del nero. Sarebbe ecco, questa? Sarebbe questa qua. Allora adesso con molta delicatezza si cerca di recuperarla. Vedete? Sembra un po' il colore come argento. La madreperla, argento. Allora si prende, piano piano, ecco. Allora, dai che ce la facciamo, ecco, eccolo qui. Allora, questa qua la sacchetta del nero. È la sacchetta del nero. Che poi vedremo come preparare. Che poi noi apriremo nella salsa. Nella salsa. In questo caso poi quando andremo a mettere il nero nel farro, apriremo. Invece per fare il nero di seppia, per fare la pasta col pomodoro, bisogna mettere sempre nel pomodorino, sì, nel pomodorino nella salsa. Alcuni usano proprio la passata per fare la salsa. Allora in quel caso si fa la passata di pomodoro normale, tradizionale, sì, normale, e poi si aggiunge il nero. Naturalmente prima chi mette la seppia anche va fatto un soffritto con la seppia. E si può far cuocere la seppia insieme nella salsa. Pomodorino, io lo faccio poi insieme ai pomodorini o la salsa, e poi a metà cottura si può aggiungere. Perfetto. Abbiamo finito di schizzare o schizza ancora? Oh, la voglio pulire completamente, ecco. Così facciamo vedere. Dovevate avvisarmi. Ecco. Vabbè che sono vestita di poi, nero, però. C'è una parte della testa che si può tagliare, si butta, e poi ci sono gli occhi. Si fa un'incisione qui sopra in modo che possiamo togliere gli occhi. Ecco, vedi? Uno, bisogna stare attenti perché capito? Ah, sì. Gli occhi sono rispettosi. E poi per questa parte c'è la bocca della seppia. Uh-huh. E viene tolta. A questo pure. Punto benissimo. La seppia è pulita. Basta andiamo, togliere la pelle. Sì, andiamo a togliere la pelle. Ecco, l'abbiamo fatta, dai. Ecco qui. Un po' di pazienza, però ci tenevo. No, hai fatto bene perché io per esempio non riesco a togliere il molte sacchetto. Molte volte le persone non le comprano neanche in pescheria, sì, perché no, poi io in pescheria me lo faccio togliere, però... Sì, in effetti in pescheria adesso il pesce lo puliscono, quindi si può chiedere anche alla pescheria di recuperare il nero. No, io questo faccio, il nero, io altrimenti arrivo a casa con molta facilità. Sì. È ovvio, è importante che comunque le seppie siano fresche. Beh, certo. Per recuperare il nero. Certo. Senti, adesso questa come la prepariamo? Allora, questa qua adesso la vado a tagliare a listarelle. E poi il nostro Luca adesso farà la cottura e ci farà vedere come fare. Luca, prepara la padella. Sì, ci siamo. Fare un piatto così. Si mette un po' di soffritto, un po' di aglio. Facciamo un po' di soffritto con un po' di cipolla bianca. Solo senza aglio? Senza aglio. Altrimenti Enzino non potrà assaggiare. Ci spostiamo di là ai fornelli, così prepariamo. Nel frattempo si pulisce qui. Sì. Allora, qui abbiamo le sacchette del nero. Ok. Allora io, se permettete, io mi levo un attimo la giacca perché sto svenendo. Scusatemi un attimo. Certo. No, non so che non mi cade il microfono. Io intanto vado avanti. Sì, sì, arrivo. Allora, nel frattempo Luca ha messo l'olio in pentola, ha messo giù la cipolla bianca, la facciamo rosolare. Ecco qui, quindi cipolla, olio, sì, facciamo un aglio rosolare. No, aglio no, peperoncino neanche, neanche peperoncino. Niente.
peperoncino è facoltativo. Facoltativo, io lo metterei. Ci vuole un pochino di tempo anche perché adesso dobbiamo far rosolare bene la seppia. Quel brodetto di cos'è? Quello è brodo di pesce. Brodo di pesce. Fatto con? Con le spine, con le spine del pesce, la testa, zucchine, carote, prezzemolo, sedano. Okay. Quindi adesso qui vanno messe le listarelle di seppia. Sì, le facciamo rosolare bene e poi le sfumiamo con il vino bianco. Senti, non c'è il rischio che si indurisce la seppia? No. Che di solito forse... L'ho tagliata a listarelli in modo che noi ci ripiamo la cottura adesso. Ah sì. Vabbè, metterla intera neanche, quindi per forza. Ecco qui. Facciamo rosolare per benino. Che meraviglia. Poi aggiungere cosa? Un po' di vino bianco. Con la solita chiamata. Ti prego Luca, eh? Aspettiamo un po', le facciamo rosolare per bene. Si arricciano, eh? È importante far rosolare le cose, dargli il tempo di cottura. Altrimenti ha detto poi, che io c'ho fretta. Poi non si prende il sapore. Eh sì. Senti, invece volendoli fare con un po' di sughetto, basta aggiungere un po' di pomodorino, pezzettini. Come dicevamo prima durante la pulizia anche, delle anche seppie, adesso, no? Si potrebbe anche aggiungere. Adesso, si sfuma col vino, dopo che si è sfumato col vino si può aggiungere la salsa e più di là poi si può mettere il nero di seppia e diventa tutto nero. Che bello. Questo è? Questo è il limone. Quello è il limone. La scorzetta di limone. Sì, adesso aggiunge la scorzetta di limone. Diamo un po' di profumo. Che bello. Un po' di sale e pepe, possiamo andare. Dai, tu prendi il sale e pepe che io giro. Vai. Qui. Allora ragazzi, la nostra trasmissione, ecco, abbiamo avuto i complimenti anche dal vescovo. Quindi, sì. Ha detto che vuole essere invitato, quindi prepara un bel piatto, pensa ad un bel piatto, insomma, che... E che gli facciamo? Lui tra l'altro è un buon gustaio. Che hai messo? Sale e pepe, vero? Sale e pepe e la buccia di limone ho messo. Beh, profumo. Profumo c'è. Magnifico. Il limone si sente. Mi dispiace per il nostro regista che è dall'altra parte. Possiamo sfumare con un po' di vino. Vai. E facciamo. Non fa la fiamma, no? No, no, in questo caso non la fa. Io comunque mi sposto. Ecco. Penso, non si sa mai. Devi stare attento al nero poi, eh? No. Poi... Può succedere qualcosa. Può succedere di tutto. Può succedere. Può succedere perché schizza. Senti, hai Alessandro. Visto come schizza. Sì. Già ci è andata bene che non ci siamo sporcati. Vedi, tu neanche una, guarda, neanche una gocciolina. Abbiamo fatto con attenzione, visto? Che bravo. Senti, allora, naturalmente la seppia non è un pesce di carni morbide, quindi ci vuole un po'. Ci vuole un po'. Quindi di noi potremmo anche pensare di preparare l'altro piatto, che ne pensi? Sì, possiamo tanto anche qui... pensarci. Allora ci spostiamo sì, di nuovo. Nel frattempo Luca continua la cottura. La cottura aggiungerà poi il farro. È un po' lunga sia la cottura della seppia che quella del farro. Farro. Va nel frattempo bene. Noi ci dedichiamo al secondo. Allora, quindi prendiamo prima... i pinoli. Sì, prendo prima i pinoli perché poi sfidetto il pesce e quindi il tagliere ci servirà per il pesce. Come vado si a tagliuzzare a i pinoli? Sì. Io non lo so. Con molta delicatezza. Con molta perché delicatezza. Altrimenti non ci rimane niente qui sopra. Non ci mancano neanche le dita. Ecco, quindi direi. Mi prendo un po' di tempo per fare questo lavoretto. Li sminuzzo perché così poi si aggrappano meglio al dentice. Si aggrappano meglio al dentice. Ma tipo quelle... Quelle macchinette per sbrigarci, no niente. No, noi quelle... siamo manuali. I frullini. Noi... Che sminuzzano tutto. Noi facciamo tipo tutto bimbi, a mano. Tipo il frullatore, ma il vedi, beamer, che ne vedi, so. Non tutti a casa magari no, hanno ma tutta questa attrezzatura. Capito, anche ma, se ma neanche così ce riusciremmo tutti a farla a casa, eh? Almeno io. È facile, guarda, sì, basta facile fare il movimento. Sì, basta, sì, l'importante sì, è che non si fa con velocità. Vediamo? Perché altrimenti i pinoli vanno dappertutto. Vedi, piano piano. Hai visto Enzi che brava? Tu hai sbagliato a non prendertela. Vedi? Non mi ha voluto sposare. Non ti ha voluto sposare, hai visto che ti sei perso. Ecco, va bene. Abbiamo fatto adesso questo lavoretto perché adesso noi andiamo a pulire il pesce e quindi il tagliere si sporca.
Ecco. Si potrebbero mettere anche le mandorle. Anche le mandorle, certo. Sono più dolci. Andiamo al dentice. Prendiamo il nostro dentice, lo andiamo a sfilettare come già abbiamo fatto vedere sempre in altre puntate. Faccio un'incisione sul dorso. Prima da una parte e poi dall'altra. Questa è un'operazione abbastanza difficoltosa, basta, secondo me, basta per noi, seguire la spina, guarda, basta seguire, basta sì, che il coltello cammina lungo la spina, sì. Sì, lungo l'isca. Poi arrivati a metà c'è questo piccolo gradino, si fa con più delicatezza, si rallenta, poi si tira fino ecco a sotto, qui. Ecco qua. Vedi? E abbiamo il nostro filetto. Il nostro filetto. Ecco. Ah, sembra semplice, eh? Sembra. Sì, che semplice. Qui ci sono le altre lische, le vado a tagliare. Ecco, otteniamo il primo filetto. Allora, ci possiamo anche fermare perché così andiamo avanti con la preparazione. Sì. Allora. Ottenuto il filetto. Possiamo lasciare anche la pelle, perché così ci regge comunque la polpa. Il nostro filetto è pulito senza spine. E che facciamo? Lo andiamo a impanare nei pinoli. Nei pinoli. Lo schiacciamo. Beh, sì. Come se facessimo una cotoletta. Solo da una parte, solo dalla parte della polpa. Della polpa. Perché abbiamo tagliuzzato i pinoli? Perché essendo più si piccolini, di più, vedi, ovvio, sì, si aggrappano meglio alla polpa del dentice. Sì. Ecco. E questo poi va in forno? Questo adesso lo facciamo scottato in padella con scottato un po' di olio extravergine di oliva. Andiamo dall'altra parte, sia con il pesce che con la scarola, e facciamo la cottura dell'uno e dell'altra. Va bene, allora e poi torniamo per l'impiattamento. Perfetto. Il piatto allora è molto semplice, per come puoi beh, vedere. Semplice, ma insomma, semplice non è. Ok, andiamo. L'uvetta, a che l'uvetta serve? Ce la portiamo perché ci serve per la ci scarola. Ci portiamo tutto, andiamo. Allora, Luca, io ti metto l'uvetta qui. Qua c'è la scarola. Completiamo tutto. Ah, allora, qui sta cuocendo però, abbiamo siamo, il farro, ci siamo quasi, avvisami quando fai per fai la, qua stiamo colando la scarola. La scarola in acqua calda. Oddio, io mi sposto. No, aiutare? No, mi sposto. Assolutamente no, non ti aiuto, vai. Ma tanto non la vedo perché basta fare un'incisione, farlo scendere. Ecco. Ah, è andato? Ecco sì, sì, qui, è andato. Vai a lavarti le mani che giro io. Vai, cara. Grazie. Senti, una sacchetta sola basta, sì? Sì, a voglia. Ecco, vedi che si colora tutto. È un concentrato. Meraviglia. Bello. Che dobbiamo, qua non dobbiamo mettere altro? Allora, se mi passate l'olio io procedo anche qui con le cotture. Grazie. Ecco. Devo solo farlo asciugare. Allora, io sto mettendo l'olio nelle padelle sia per fare la scarola e sia qui per scottare il pesce. Sì. Allora, rimettiamo uno spicchio d'aglio. La scarola si è già appassita. Vedi Luca? L'uvetta, se mi passi l'uvetta per piacere, grazie. Ma insomma, come assistente ti vado bene, dai. Sì. Vedi un po'? Ormai ti abbiamo. Ci siamo? Sì, sì. Asciuga un altro po' e ci siamo. Meraviglia, ragazzi. Poi tra l'altro questo il farro non scuoce. Quindi lo possiamo preparare anche con un poco d'anticipo, che dici? O mi sbaglio? Sì. Non mi risponde, lo chef non risponde perché sì, lo chef è contrario alla preparazione in anticipo. Dici vedi un po'? Quello che si può fare, io dico sempre. Veniamo, quello pronto, che si può è pronto, fare, è pronto, è pronto, è pronto. Ok. Lo facciamo. Allora,
Qui invece hai messo? Allora, qui ci ho messo l'aglio e l'uvetta, adesso ci sto mettendo la scarola, la facciamo appassire un po'. Appassire qui in padella. Ok. E qui spostiamo la pentola, non ci serve più. Se vuoi puoi mettere dentro un po' di sale. Dov'è? Lì. Allora, facciamo partire anche quest'altra padella. Qua invece mettiamo il pesce, mettiamo, vero? Il pesce, sì, qui facciamo la cottura del pesce. Facciamo la cottura del pesce e della scarola, così poi possiamo completare i nostri piatti. Ci sta siamo. Passendo. Sì. Come hai potuto vedere, una scottata molto veloce, anche perché la scarola si può mangiare anche cruda. Anche cruda, sì, buonissima. L'insalata, a me piace moltissimo l'insalata. Sì, sì. Guarda che meraviglia qui, che colore che ha preso, vedi? Hai visto com'è diventato nero? Nero nero, sì. Gli devi dare comunque il tempo di scaricare. Sì, bellissimo, veramente bello. Io metterei il mio solito prezzemolino. Poi te lo anche faccio mettere dopo il prezzemolino. A cascata, come dice Alessandro. Prezzemolino a cascata, alla fine. Prezzemolino a cascata. Oggi fa più caldo del solito. Allora, dimmi. La scarola, più o meno. Questo è un po' un piatto tipico napoletano. Eh sì, con la pizza. Sì, fanno anche la pizza a Napoli, con l'uvetta e i pinoli. Io invece oggi i pinoli l'ho voluto mettere sul pesce. Sul pesce, in modo che diamo al pesce una croccantezza. Ma sì, l'altra volta ci hai preparato pure qualcosa del genere? No, ci hai preparato i fiori di zucca. I fiori di zucca. Sì. Con la crosticina, che erano? È bello, sì, crosticina di pistacchi. I pistacchi. Oddio, ecco qui, ma comincio. Allora, ok. Facciamo cuocere a fuoco moderato, in modo moderato. Che i pinoli non si bruciano. Ah, certo. Tanto gli schizzi d'olio andranno tutti sulla camera di Mario Scartelli. Dappertutto. Certo. Noi siamo un po' sbadati noi chef, vero? No, sbadati siamo... no, è l'olio che schizza. Nel senso che... sull'obiettivo della telecamera non Mario siamo si troverà... così attenti con gli schizzi in cucina. Si troverà tutti gli schizzi d'olio. Allora, se mi date un cucchiaio... Qui non hai messo sale? No, lo possiamo mettere adesso. Ma io non ce lo metterei, ce lo mettiamo? Sì, un pizzico, leggermente. Basta. Io sono contraria al sale. Io ho già chiuso il fuoco, perché la cottura è molto continua veloce, a cuocere. Tanto continua a cuocere, così evitiamo. Che bella pure la scarola che rimane verde, non si scurisce, magnifica. Quello è un aglio? Sì, adesso lo possiamo anche togliere. Allora, non io è che sono... rischia che si brucia questo, no? No, non si brucia, io sono pronto, possiamo anche... Allora, siamo pronti per impiattare? Sì, possiamo anche impiattare. Che belli, sono bellissimi, io porto il pesce, dai. Ecco qui. Posso poggiare qui? Cominciamo col riso. Iniziamo Alessandro, tu ti occupi del secondo. Beh, il riso bellissimo. Il riso, scusami, sembra riso, il farro. Sì. È facile confondersi. Sì. Ecco qui. Lo volevi bello, più bello. Nero? No, no, guarda che ha preso un bellissimo colore. E adesso col giallo, che ne pensi? Che bello. E poi manca il verde, ragazzi. Manca il verde. Ecco qui. Mettere qualche dove lo faccio? Così? Vai. Un po' su pure. Sì. Benzino mi ha detto basta. Non ci va d'accordo con no, col prezzemolo no. Poi mettendo un po' di olio. E voilà.
bello, bello, bello. Assaggiamo? Ecco la forchetta. Qui. Ci metto pure... Ah, vediamo... Assaggi anche questo contrasto con il pecorino, certo. Se ti piace. Vediamo. Vediamo se è una prima critica oppure meno. Ma perché ridete, scusate? Ho detto che è troppo lungo. Eh beh. Che ve lo dico a fare? Buono. Allora, se mi passate un piatto, possiamo buono, anche il secondo. Buono. Buonissimo. Allora, metto un crostone. Un crostone di pane. Ok? Ci metto un filo. Questa magari spostiamo un filo di olio. Mettiamo la nostra cicoria un po'. Scarola. Scarola, sì, scarola. Così. Io il riso, tu la cicoria, andiamo bene oggi. Oggi non è giornata. Ve lo dicevo. Va bene così. E poi prendiamo il nostro filettuccio. Lo andiamo un po' a sistemare. Ad adagiare in questo modo. Ok? Mettiamo un po' di prezzemolino. E un filetto di olio. Ecco, e anche come puoi vedere, bellissimo. I nostri dai, piatti sono molto è stato, semplici. È stato veramente semplicissimo. Semplicissimo, buono. È importante oggi usare più questi prodotti, la pasta integrale, il farro. È importante iniziare a usarlo, non fa parte anche della il nostro, riso, noi abbiamo un riso nostra, buonissimo, il nostro riso Sibari, integrale insomma. Di Sibari, sì. È importante mangiare questi prodotti e fare meno uso di farina 00 perché fa veramente male, quindi prendiamo l'abitudine di mangiare l'integrale, il pane, anche per i nostri bambini a casa. Beh, certo. Insegniamo già da bambini ad usare già da bambini, molto sì, perché dobbiamo essere integrali. Anche noi okay. A va far bene? Capire, a far conoscere questi va prodotti. Va bene, basta, arrivederci. Ragazzi, vi saluto. Noi ci vediamo a tavola. Scherzo. Questo io adesso mi tuffo in questo... No, guardate, scusate. No, vedete qua che cosa hanno combinato questi oggi? Ma te la vuoi portare? Sì, me la porto a casa. Me la porto a casa. Enzo, mi sa che oggi non ti lascio niente. Non ti lascio niente, Enzo Leonetti. Bene, ragazzi, grazie. Noi grazie ci vediamo la prossima settimana per nuove ricette, grazie ad Alessandro, grazie a Luca, grazie alle cucine del San Francesco e ai tuoi collaboratori che stanno nascosti gli altri. Poi qualche giorno li porteremo qua davanti. Li faremo perché so che c'è una persona che prepara molto bene i dolci, ma continua a non farceli. Questa è una cosa gravissima. Facciamo fare la prossima gravissima, volta. Gravissima. Ok, noi andiamo a tavola. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Grazie. Sei gentilissimo come al solito. Che meravigliosi ospiti, oggi puntatone. Buonasera, Gianpaolo Pagano. Buonasera. Beh, loro non hanno bisogno di presentazione, il grande Mimmo. Come stai? Benino, benino. Grazie per essere venuti. Grazie a te per l'invito. Allora andiamo. Oggi il nostro chef sarà preoccupatissimo, caro sì. Mimmo. No, lo chef è... Guardate ragazzi, i galantoni non esistono più, uomini del genere non esistono. Uomini così non ce ne sono no, più. Grazie. Sì. Uomini d'altri tempi. Che meraviglia ragazzi. Vabbè. Cara Francesca. Noi donne ci dobbiamo rassegnare. Noi ti ringraziamo per l'invito a cena.
piccolissimo cadeau dalle serre di Giancarlo. Oh. Che bella, grazie. Dalla serra personale, grazie, di Giancarlo. La mettiamo qui, guarda. Ecco. Un'orchidea. Ecco, visto che non mi hanno messo i fiori, oggi mettiamo il vostro. Come stai, Felice? Benino. Come mi trovi? Benino. Beh, l'ultima volta mi ha visto in altre situazioni. No, va bene, dai, andiamo avanti che è meglio. Quando si ha un po' di muscoli bisogna sfruttarli. Sì, tu invece come stai? Benino. No, ho avuto un problema serio dal mese di luglio. La prostatite? No, perché la volta scorsa abbiamo parlato di prostatite. Un'infiammazione al nervo sciatico che me lo sono portato dietro fino a 2 giorni fa. Ma ringraziando Dio. Tu mi hai fatto un po' lo zoppetto. Insomma, dovevo far finta che non c'era il problema, quindi... E poi magari dietro le quinte a casa piangevo. Ecco. Quindi i tuoi saltelli famosi, sì, li hai dovuti... No, li ho fatti comunque, per questo è durato così tanto, dal 2 luglio al 2 novembre, quindi 5 mesi. Caspita, ma bello, essenziale che... Tu invece i tuoi guai? Perché ho visto che abbiamo iniziato così. Ma io, per fortuna, devo dire che guai... Facciamo... No, gli scongiuri. Solo cose belle. Cose belle. Sì. Diventerò papà fra... da qui a poco, quindi... Ah, è una cosa bellissima. Non so che gli aspetta, gliel'hai detto. Diventerà, sì. Diventerà papà per la terza volta. Per la quarta volta. Per la quarta volta di quattro, di quattro bambine. Di quattro femminucce. Tutte femmine, beato tra le donne. Bello, sì. Io ho due maschi, grandi, che non mi calcolano più. Quindi meglio le femmine. No, quando poi i figli arrivano a una certa età, anche se noi li consideriamo sempre figli, se è bello di mamma, bello di papà, ma loro... ne considerano proprio. Sì, ma come mai? Questa cosa non è una cosa. Allora, a parte il tavolo che oggi, io non so che fine faremo con questo tavolo. Nonostante facciamo, almeno io faccio di tutto per sembrare attuale, e ti considerano vecchio, diciamo, anche se qui hanno ragione, perché io con la tecnologia c'ho ho proprio un rifiuto totale. Li abbiamo fatti crescere, sono diventati grandi, ma... Mi sono gustata tua figlia l'altra sera, meravigliosa, complimenti, meravigliosa. Grazie. Come sempre, è una meraviglia. Grazie, lei è forse... Elena delle Rivoltelle, le salutiamo. Ciao papà. A papà, mamma. Quando lo dico ai miei figli, mi viene da baciare a mamma. Sono grande, ecco questo. Ci dobbiamo rassegnare. Ma per noi restano sempre bambini, anche se crescono. Sì. Allora, questa trasmissione ha preso una piega che non mi piace. Siamo troppo malinconici, facciamo i discorsi degli anziani. Siamo un po' retorici. Malinconici, sì, basta, cancella tutto. No, infatti Luca, senti, non, ricominciamo tutto da capo. Senti, allora, chi nasce prima tra di voi artisticamente? Ma andiamo subito, Scusate. Che domanda. No, io ti volevo far ringiovanire, allora, scusami Mimmo. Guarda, anche se... Io non lo ricordo perché sono molto giovane. Tu sei giovane, sì, tu non ti puoi ricordare. Io ho attraversato... Io non mi posso ricordare. Io ho attraversato 4 generazioni. Ecco. Io ho cominciato come batterista nel 1962. Una vita fa. Che meraviglia. E ho vissuto tutti i periodi, sono stato Beat, sono stato Dark, sono stato Figlio dei Fiori. Sì, Dark, Figlio dei Fiori, sono stato un Galera. Questo ce lo mettiamo pure. Ah, vedi? Oh. Caro il mio... Ah, Nero di Seppie. Bello. Vedi? Con limone, pecorino. E quindi Attenzione, perché lui è un ottimo chef. Ho affrontato un po' tutti i periodi che la vita mi ha proposto. Quindi ho iniziato nel 62 come batterista, poi come intrattenitore, cantante, musicista insieme a lui 30 anni fa, nel 1990. Con lui ho trovato un'ottima spalla. Non è una spalla, lui è il mio... Adesso è diventato una colonna portante della coppia. Lui è insostituibile, lui è tutto, anche se... Poi alla fine ci dividiamo i compiti, però senza di lui non potrei andare da nessuna parte. Vabbè, lui è fantastico pure, dobbiamo dirlo. Lo posso dire senza... Poi la cena la avanzo io da voi, Lo posso dire senza tema di smentite, Giancarlo.
Giancarlo è una delle più belle voci che Cosenza abbia espresso. E poi dalla sua parte è fortunato, perché non tutti possono fare quello che fa lui, cantare 60 serie di fila, cantare a pranzo e poi cantare a cena. Io faccio sempre le corna, perché insomma, ti facciamo gli scongiuri, perché ti stiamo portando gli scongiuri un po' male. Perché insomma, ma lui è una macchina da guerra, lui ormai. Sì. È una macchina da guerra. Non si ferma mai, bravissimo. Saluta Giancarlo. Beh, ragazzi, salute a noi che ci alla serve, tua, Francia. Alla nostra. Quasi quasi mi metto a piangere. Ecco, oggi sì. Dall'emozione, dalla commozione. Sì. Buono. Buono, buono. Allora, assaggiamo questo farro. Allora, senti, tu che sei un grande cuoco, qui Alessandro ha voluto mettere sul farro col nero di seppia, quindi pesce, il pecorino. Te la posso dire una cosa, secondo me, e non solo secondo me, secondo tanti, qui c'è lo staff più preparato che c'è io. Guarda, tra Alessandro in cucina, Carlo, io ho fatto delle trasmissioni, vabbè, sono 10 anni che faccio le trasmissioni anche in cucina, e ho girato diversi ristoranti, non vi dico quello che ho provato in alcuni, ma devo dire che Alessandro è veramente un numero uno. Poi fa una cucina semplice che si può riproporre anche a casa, e quindi questo è importante. Però sono gli accostamenti che sono, sì. Lui, sono particolari. Pur mantenendo fede alla tradizione, riesce ad innovare i piatti, mette sempre qualcosa. Com'è? Su una cosa più eccezionale, fatto totalmente col farro, ancora di più che con il riso. È una novità questo del farro, perché di solito si fa con risotto, con la pasta. Senti, questo abbinamento con il pecorino, io voglio una tua, perché molti non amano il formaggio sul pesce. Però è molto delicato. Giancarlo, che dici? Molto delicato, non è un gusto, no, sai, invasivo, perché ecco. Crea quella sapidità che poi viene annullata dalle scorze di limone. Cioè, si riesce a mangiare insieme il pecorino con la scorzettina di limone, è un altro mondo. Buonissimo. Viva Alessandro. Viva Alessandro. Non glielo diciamo, perché poi si monta la testa e poi alla fine... Ma lui non ha bisogno. No, scherzo. È un grande amico. Allora, Giancarlo, invece tu, qual è la... quali sono i difetti di Mimmo Palermo? Mangio prima, poi... No, ma non glielo potevi chiedere durante la pausa questo. È lunga la lista. Beh, Mimmo, difetti, grandi difetti non ne ha Mimmo, se no... Beh, non fate i buoni oggi. No, ma è così, se no non saremmo qui dopo 30 anni a parlarne, insomma. In effetti, guarda, la cosa che mi stupisce è proprio questo, cioè queste unioni che non durano, cioè ci sono stati molti tentativi di coppie, di cantanti, di cabarettisti. La vostra è un'unione che dura da parecchio. 30 anni. Sentimi, lo ripetiamo oggi. Sì. Oggi. Il fatto è che noi ci compensiamo un po' in tutto, sia artisticamente che... Abbiamo il telefono, vabbè, non fa niente, non c'è problema. Sia artisticamente che a livello caratteriale. Lui, per esempio, non si direbbe, però è molto preciso, molto puntuale. Sì, ma il mio segno zodiacale che tu sei? Vergine. Anche io sono vergine. È il mio segno zodiacale che mi fa... Sì, però non c'è niente di studiato, mi viene tutto naturale. Io, insomma... Quale giorno sei nato? L'11 settembre. Ecco, indicativo pure questo. E quindi... anche molte volte anche un po' maniacale questa sua precisione, questa sua, che compensa il mio carattere che è l'opposto del suo, ecco. E quindi anche in questo abbiamo trovato un equilibrio. Però sai qual è la cosa bella? Che si è avvicinato lui al mio carattere, non io al suo, quindi io ho mantenuto la mia precisione. Quindi è lui che si è forgiato. È lui che si sta avvicinando, con sacrificio, ma si sta avvicinando lui. Dopo 30 anni, voglio dire. Credo che si sia abituato anche a questo, sì. No? Certo. E vabbè, però quando si preparano degli spettacoli, noi dall'esterno, noi pubblico, pensiamo all'improvvisazione, che tra l'altro c'è pure. Però secondo me c'è un lavoro dietro, vero? Una grande preparazione. C'è un lavoro, ma ti devo dare una triste notizia. Ecco.
è tutta improvvisazione. Il 90% nostro è improvvisazione. E diciamo che c'è un lavoro dietro sicuramente, a monte di una scelta di repertorio, sì, e di un lavoro di costruzione, dei brani, certo, delle basi in studio. Insomma, la parte tecnica, ecco, diciamo. E poi però quello che è la parte dello spettacolo, diamo molto spazio all'improvvisazione, alla spontaneità, perché poi è quello che fai la differenza un po'. Nello spettacolo alcune cose le devi preparare, però poi al momento non sai, c'è mai praticamente un canovaccio, voi fate una base, sì, e sì, poi su questo, sì, costruite. Ma tu pensi, sì, Francesca, che noi facciamo questo repertorio ormai da 15 anni? Sì. Da 15 anni questo repertorio, perché io sono della vecchia scuola, che squadra vincente non si cambia. E quella che poche volte che ci siamo fatti prendere dallo scrupolo di cambiamo il repertorio, abbiamo provato a cambiare il repertorio e non è piaciuto. Ma non avete fatto più Sarracino, non avete fatto più Caterina, non avete... Allora dico, manteniamo sempre lo stesso repertorio, chiaramente con i dovuti inserimenti stagionali, perché noi siamo molto attenti a quello che succede durante la stagione estiva, e poi ogni sera è una serata nuova, ogni sera non va mai nello stesso modo. Due colpi di artiglieria non cadono mai nello stesso posto. Ecco. Facciamo una serata, facciamo quella di dopo, è diversa, anche con gli stessi brani, con lo stesso canovaccio, è diversa da quella di... Anche perché voi date molto spazio anche al pubblico, cioè a quello che vi viene richiesto, a quello... Del pubblico ne abbiamo il massimo rispetto, però non ci facciamo condizionare questo... condizionare no, però loro partecipano molto. Sì, ma se vogliono partecipare, perché noi non facciamo niente perché ciò avvenga. No, siete dei trascinatori. Sì, loro... se vogliono trovano una porta aperta. E diversamente noi cercheremo di aprirla sempre di più per accoglierli e ringraziando a Dio ci riusciamo sempre. Senti, tu hai detto che hai attraversato diverse stagioni. Qual è l'esperienza più bella che hai avuto in questo tuo... Allora... questa tua carriera? E cancellando quest'ultima, perché ormai è diventato un lavoro, non è più né un hobby e né una passione, è solo un lavoro che è supportato poi da una passione che dall'amore che tu che è nata lavoro, per certo, fare questo lavoro. Gli anni più belli per me sono stati gli anni, devo dirlo, dal 64 al 70. Perché noi non c'eravamo già. No, non c'era nessuno. Ma non c'era nessuno, ma probabilmente di quelli che ci seguono. No, non eravamo proprio nati. Ma probabilmente di quelli che ci seguono non c'era nessuno. Solo perché... Enzino Leonetti c'era. No, nemmeno Enzino c'era forse. È stato il periodo che c'è stato un cambio, con l'evento dei Beatles c'è stato un cambiamento radicale nella musica. E allora noi formammo un gruppo, io, Gino Squadriglia, Giustino Zappone e Vittorio Cosentini, che nome, dove suonavamo Beatles, Rolling Stone, Beach Boys, Creedence Water, Yardbirds, Birds, Monkees, tutta roba che erano... Era tutta roba degli anni 60, che poi erano solo le versioni originali di tutte le canzoni cantate in italiano. Cioè, Caterina Caselli cantava Sono Bugiarda, era I Believe dei Monkees. Come fa? In italiano? No, in inglese. This our friend, and I'm a believer. Bene. E che cosa bella. E quindi è stato il periodo più bello, perché non suonavamo in pubblico, eravamo chiusi in... Quindi la canzone scandinavo italiana cantava, imitava? Non imitava, trasformava che so, io, il classico esempio è La Casa del Sole, che è presa da Eric Bardo negli Animals, che è stato un successo italiano, e A Guida Shadow Fell dei Procularum senza luce dei Dicchi, che era quel periodo, solo che noi facevamo la versione originale. Quindi è stato il periodo più bello quello lì. Poi è subentrato un po' la qualità, perché eravamo quattro ragazzini, insomma, che pensavano solo a divertirsi. Poi ho conosciuto Alberto Leonetti, abbiamo formato i Limbus, che è stato un gruppo storico per la città di Cosenza, e poi mi sono girati tutti come una buona... ecco, e mi fermo qui. Non lo diciamo.
diciamo. Me li sono girati tutti, fino a quando non ho conosciuto lui. Quando ho conosciuto lui, poi c'è stato uno stop naturale. Giancarlo, invece com'è cambiata la musica? Dai, diciamo che 67 forse eravamo nati, no? No. La musica ha dei cicli, cambia ogni 10-15 anni. Io, diciamo, cos'è che non la ti mia piace? Tenera età, dalla mia tenera età, diciamo che ho vissuto poche mode, pochi, non molti cambiamenti. Diciamo che ho cominciato ad interessarmi di musica negli anni 80, quindi parto come bagaglio della musica degli anni 80, anche se nella musica degli anni 70, dei 60, la conosco, perché, certo. La conosco bene, perché comunque mio padre era un musicista, era un batterista, quindi a casa ho sempre ascoltato questa musica, i Beatles, i Rolling Stones, tutti i gruppi che ha citato Mimmo prima, quindi degli anni 60, gli anni 70, la musica rock degli anni 70, che è stato, diciamo, forse il culmine per la musica rock in generale, e poi siamo arrivati agli anni 80 con la musica elettronica, che adesso sta ritornando. Gli anni 90, che sono stati... Ma lui ha avuto un grande, non lo vuole dire, il suo periodo più bello è stato il cantautorato, quando cantava, Venditti, quando cantava Baglioni, quando cantava... Il cantautorato, beh, quello è il periodo degli anni 70. Degli anni 80, sicuramente, che quando poi faceva il cantautorato ce lo siamo portati avanti, però... Insuperabile. I cambiamenti Il cantautore che ti ha più preso, che ti ha... Allora, non mi dire Baglioni, perché tu il capello di Baglioni di allora, quell'epoca ce l'hai, ti devo dire Baglioni perché è quello che ho sentito un po' più vicino alle mie corde, ecco, sì. In questo, perché come timbro l'abbiamo sentito tutti Baglioni, e come timbro è sempre stato quello che si è avvicinato un po' di più al mio timbro, però io ho amato Ron, ho amato i cantatori, anche quelli degli anni 70, Sergio Caputo. Da Ivan Graziani, per esempio, Tinardi, io non sono molto, diciamo, con i paraocchi, con dire... Sei aperto mi piace a tutti questo. I tipi di musica, sì, ascolti sì, comunque. Sì. Io ascolto un po' di tutto, ho sempre ascoltato un po' di tutto e... A me piace la bella musica. Sì, io credo che chi ama la musica, penso che ascolti un po' tutto, perché deve fare una specie tutto. Di... Sì? Io ascolto anche la musica di oggi, ascolto la trap e alcune cose mi piacciono, devo dire la verità. Non sono uno di quelli che la musica di oggi... No, dici no, assolutamente. No. Ascolto, alcune cose mi piacciono, alcune cose le condivido, altre no, però sono aperto un po' a tutto. No, c'è questo nuovo cantautorato che è interessantissimo. Come fanno, sei ragazzi di 20 anni che hanno un bagaglio culturale e musicale che deve far paura. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Dunque, la musica si è evoluta, è cambiata, però tu prima parlavi della tecnologia con cui tu non vai molto d'accordo. No. Grazie. Come infatti io mi sono perso tutti gli anni 80, perché la musica elettronica non sono riuscito mai a farla mia. Sì, no, non c'è. Quindi ho avuto un vuoto musicale io negli anni 80 proprio. Perché dopo le varie esperienze, ne ho avuta una, ne approfitto, lo faccio perché so di usare un mezzo pubblico per un fatto privato, ma il mio rientro è stato con un gruppo storico, quello del Vecchio Molino, e vorrei salutare Gianfranco e mandargli un bacione. Lo salutiamo tutti. Professor Gianfranco. Ha capito, no? Quindi per me, ma perché mi sono cresciuto con questi artisti diciamo che siete stati tutti, quasi una famiglia, perché poi siete nati più o meno
lo stesso periodo, parlo. Ma guarda che Francesca, quando ho cominciato io avevo 12 anni e già gli altri elementi ne avevano 35, 30, 28, ah. Cioè io avevo ancora i calzoncini corti. Quindi ti hanno adottato un po'. Sì, perché allora non c'erano tante occasioni per sentire la musica o per fare musica. I matrimoni e qualche festa di piazza. Allora, talmente forte era la mia passione che seguivo tutti i gruppi di quelli più grandi di me. A chi gli portavo la chitarra per entrare insieme a loro, a chi gli portavo il tamburo per entrare. E quindi mi sono goduto questo momento. E poi, nei momenti di pausa, quando ero vecchio in matrimonio, il cameriere mettersi in giro, e passavano con i biscotti, con vecchie, con la storia vecchia. Meraviglia. E in questi momenti di pausa mi sedevo dietro la batteria. E accettavo i consigli del batterista di allora, quindi mi sono cresciuto con una musica veramente, veramente passionale, perché insomma allora non è che non c'erano gruppi, non c'era niente, c'erano le vecchie orchestre che facevano musica. Beh, le vecchie orchestre stanno tornando di moda, però le vecchie orchestre, sì, perché ma poi non muoiono mai, c'è stato un periodo che sono... Gli anni 80 è sparita tutta la musica degli anni 80 è sparita tutto per fare anche il live, no? Il live che è ritornato, gli Harmonize, questa roba qui non stai ritornando. Sì, c'è un avvicinamento, ti assicuro, l'avvicinamento dei giovani, è vero Giancarlo? Qualcosa sì, ma... perché mo il live è ritornato di moda, quindi si suona dal vivo. Si preferisce questo si preferiscono gli strumenti, sì, al computer, però, magari sono però, uniti però computer e strumenti. Cioè suonare in live, noi non facciamo torto a nessuno se diciamo che ci aiutiamo col computer. Ma sì, perché è impensabile che due persone possano provocare quella quantità e qualità di suoni, certo, che noi emettiamo. Quindi noi facciamo uso del computer, uso intelligente del computer. Premetto, costa tanto oggi mantenere un gruppo live. Un gruppo, sì. Costa tantissimo. Tra i service fonici, strumentazione, mezzo per muoverti. E quando tu vai a fare un rendiconto di quello che potrebbero essere le eventuali spese da affrontare, dici: ma che ne metti una mia soldi? Non te li dà nessuno. Solo. E quindi dovete ovviamente. Bisogna organizzare. A meno che non sei un nome che riesce ad imporsi sul mercato, dici vabbè, io voglio dire. Vabbè, anche che col computer siete bravi comunque, siete meravigliosi. Ma noi lo sappiamo comunque usare il computer, Francesco. Lo sai, l'ha imparato, assicurare. Sì, ma ha imparato. Io no, non lo so nemmeno. Quindi io fai usare lui il computer. Noi abbiamo. Non faccio nome per non fare pubblicità, abbiamo un buon computer e prima di questo ne avevamo lo stesso modello, quello di prima, che poi la gente l'ha detto: mi portatelo a casa. E smanettaci, come si dice. Allora, non mi vergogno pure a dirlo, l'altra volta con Rumaus non potevo trovare la freccetta di comandi, caspita, aiuto. Signor, è stato più di una mezz'ora, ma dove era la freccia? Fino a casa, poi non l'hai chiuso. Arrivederci, grazie. Non è ognuno, chi deve usarlo per lavoro, è giusto che si adegui e impari. Io ho la fortuna di stare vicino a lui, ma ti dico che col computer lui riesce a tirare insomma, fuori. Sei anche... bravo col computer, sai cantare. Sì, sa fa tutto, Giancarlo. No, ma guarda, se non fosse così, non... Alla mia età, Francesco. Se invece i suoi difetti quali sono? I difetti Giancarlo. Ti prego, non dire che te ne sono pregi. No, ha detto, no, lui ha detto i tuoi. Allora, tu devi dire i suoi. Ha pigliato la mano. Sì, primo. Ma ce ne sono più di uno. Allora, che sono tutti difetti... non è preciso gli appuntamenti. Non è preciso. No, nella maniera più assoluta. Quando aspetto poco, aspetto 10 minuti. Non è preciso gli appuntamenti. È distratto. Non è attento a quello che succede. Ma ti ascolta quando parli? Quando parli tu, lui ti ascolta? Questo è capito. Questo è qui, oggetto di discussione. Dico, Gianca, ma tu hai sentito quello che ho detto? Cosa? È fuori dal mondo, proprio. Che pensa? Fuori che dal pensa, mondo. No, non è così, ma lui così è caratterialmente così. Però è meglio, senti. Sì, te lo assicuro che è meglio così. No, perché noi della Vergine, precisi, ci arrabbiamo. Invece, sì.
sì. Ma questo mio risentimento è dovuto proprio al fatto che io sono del segno zodiacale vergine e sono puntiglioso, sono preciso. Siamo un po' rompini, siamo anche rompini, io. Siamo rompini, dicevo per la verità. Però con lui non è che è un difetto così da farci litigare, no. Ma è un difetto di fabbrica o un difetto che è arrivato? No, di fabbrica, proprio uscito. Oh, che meraviglia, ragazzi. Ma che si mangia seriamente allora? Sì. Grazie, Carlo. Ma questo è filetto di dentice con... con pane aromatizzato. Più accettativo. Pane aromatizzato. Pinoli. Vedi? Vedi, la professionalità. Oggi sono contento perché sei a dieta. Sono a dieta da un po' di tempo che sono a dieta e oggi è tutta roba che posso mangiare tranquillamente senza... Meraviglioso, guardate, io l'ho assaggiato ho assaggiato il resto e quindi insomma è un po' rompino lui, sì, è vero, però lui ha una grande qualità, Luca, che da donde appartiene anche a me. Un galantuomo, una persona per bene. Senti, ma ti pare poco? No. Al giorno d'oggi. Ma io gli direi solo questo e basta. Ma per questo ti dico che gli altri non li considero neanche difetti io. Di fronte al tuo cuore nobile, beh, c'hanno difetti, va bene. Va bene, sì. Passa tutto, dai, passa tutto. Perché e poi c'è una cosa. Le persone per bene. Una cosa che ci accomuna è quella che forse è la cosa che ci fa andare avanti, la fiducia. Il rispetto? La fiducia, quella materiale, quella che facciamo le serate, lui si va a pagare, mi dà i soldi, io me li metto in tasca, né conto quanti sono, né... Quindi diciamo che è il tuo riflesso, possiamo dire è proprio, che è così? È proprio, questo appartiene solo alle persone per bene. Perché non è che sono stato sempre così, io ho lavorato anche con gente che non era per bene, che mi sono dovuto e mi contava le soldi, le contavo 10 volte quando me li davano, con lui non abbiamo questo problema, finiamo di suonare oppure vado io a pagarmi gli dei soldi. Vabbè, io penso che la fiducia e il fatto di essere per bene non è solo sui soldi, ma è proprio sul comportamento e sulla... è una conseguenza. Sui momenti della vita che voi trascorrete insieme. Francia, però scusami, sì, sicuramente è la prova più difficile. È vero. Cioè i soldi sono tentatori. È vero. I soldi tendono. Se uno supera la prova dei soldi, le altre cose non li fa come se avesse la strada spianata. Perché i soldi sono rovinati tutto. I gruppi si spacciano coppie, anche per questo. Si rompono principalmente per questo. È vero. Chi, no, ma i 10 euro non mi ha dato, no, i 10 euro. No, per carità, non deve essere questa ma cosa. Ma quante non volte lui fa la benzina? E io certe volte me ne dimentico, no? E poi dopo quando mi ricordo ci lugni i soldi. Ma un'altra persona ci sente che mi sono 30 euro di benzina, da me a parte tu. Questa è una grande cosa. Siccome abbiamo giusto un minuto, no, un minuto, vero? Neanche. Mi stiamo incensando però. Sì, io, guarda, sì, questa... Sì. Mi stiamo proprio incensando. No, sta incensando lui ha detto pure solo cose proprio positive di te. Allora, per chiudere, io voglio sapere la vostra canzone, non la vostra di coppia, perché sennò qual è la canzone a cui tu sei più legato? Beh, insomma, ne hai cantate tante nella tua vita. Chiedo prima, lui ci deve pensare. Ci deve pensare, perché a me piace 30 anni. Capito. Pensaci allora. Tu sei già parliamo, pronto? Parliamo sempre di una persona di una certa età, quindi infatti c'ha un bel bagaglio, diciamolo. Allora, guarda, devo dirti la verità. Io non ho una canzone preferita. A cui sei legato particolarmente? No. Però qualcosa che ti ricorda una cosa bella? Ma... sono legato più che alle canzoni, sono legato ai periodi io, quindi diciamo che di conseguenza anche alle canzoni di quei periodi. Ovviamente siamo, penso tutte e due siamo un po' legati agli anni 90, perché è stato il periodo, diciamo, dove tra virgolette siamo esplosi, ecco, usiamo questo termine. E quindi sono legato a quel periodo e le canzoni di quel periodo. Comunque c'è un brano, per esempio, che noi facciamo tutte le sere, che è Perdere l'amore, che è un brano proprio che è legato a quel periodo in cui noi abbiamo fatto questo pezzo per chiudere. Abbiamo cominciato. Mimmo, cantagli Perdere l'amore per piacere un attimo.
No, ormai l'abbiamo perso, lo possiamo fare in chiusura della trasmissione. Stiamo chiudendo, stiamo chiudendo. Chiudiamo. In questo momento. E adesso andate via. Va bene, ragazzi, non me l'hanno intonato, mi hanno fatto solo un pezzettino, sono proprio molto dispiaciuta. Ok, lui sta mangiando. Va bene, ragazzi, grazie, grazie davvero perché siete stati molto gentili ad accettare il mio invito. Mi avete fatto passare una bellissima giornata, anche i miei operatori sono molto contenti, non vedevano l'ora di vedervi, di rivedervi. E quindi... Qui ci sentiamo a casa nostra. Con me? Con te. Con te, con Luca, con te. Con Mario, con Enzo. Con te, Antenne siamo stati a casa per tanto tempo noi pure, quindi... E allora mi sentirei di lanciare un appello. Venite all'Hotel San Francesco, ma mi raccomando, non come ospite, come cliente. Grande, grande, grazie, Mimmo, grande. Grazie ragazzi, grazie mille.